Eccoci giunti al rifugio Aceretta. Un saluto da Tommaso Pena. Provengo dal comune di Luco dei Marsi. Ci troviamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lacen Molise, comune di Villa Vallelunga. Questo è il rifugio Aceretta. Ecco la mia mountain bike. Ho raggiunto la mia meta, adesso faccio marcia indietro. È veramente bello visitare la Ceretta, a maggior ragione con la mountain bike, perché con la mountain bike si pedala, mentre si pedala si attivano i riflessi, soprattutto l'udito, gli occhi, la vista, il naso. Mentre si pedala si ha modo di osservare la natura. Con l'auto è impossibile, perché con l'auto bisogna rispettare il codice stradale, è ingombrante, richiede molta più attenzione. Invece con la motorbike ogni tanto una persona si sofferma nell'ammirare la natura, in particolar modo questo splendido paesaggio del Parco Nazionale d'Abruzzo. Bene, un saluto da Tommaso Pena. Oggi, 5 ottobre 2022. Per me è stata una giornata meravigliosa. L'unica cosa che ho portato dietro di me è una bottiglia. Io bevo molta acqua. Circa ogni 20 chilometri mi fermo anche un po' prima e bevo almeno mezzo litro di acqua. Adesso siamo al 5 ottobre, quindi la temperatura è più mite. Ho bisogno di meno acqua perché la disidratazione è minore, però l'acqua va sempre bene. Io ogni giorno bevo in media dai 2 a 2 litri e mezzo di acqua. Quando viaggio con la bici, in particolar modo il periodo estivo, ricordo circa un mese fa sono andato al comune Pescasserli, da Pescasserli sono partito da Luca dei Marsi, Trasacco, Ortuzia, Gioia dei Marsi, Gioia Vecchia, Pescasserli, poi ho fatto un'ora lungo il centro storico di Pescasserli, ho fatto marcia indietro, poi anziché fare il medesimo percorso ho deviato a Bisegna, San Sebastiano dei Marsi, Ortone dei Marsi, Bipo Cocullo, Pescina, San Benedetto, tornato a Luca. Ho bevuto 5 litri di acqua, 5 litri di acqua. È altrettanto vero che pedalare con la mountain bike, perché poi qua ho portato sempre una bottiglia di circa un litro e mezzo, poi durante il percorso riempio la bottiglia di acqua. Oltre a ciò, quando sono andato a Pescasserli ho portato 1 chilo di pere del mio orto, degli aranci e quindi abbastanza tonnato. Poi la mountain bike in confronto ad una bicicletta da corso perde circa 300 metri, ma a me non mi interessa. È meglio la mountain bike perché la mountain bike sei più protetto, puoi percorrere sentieri, mentre con la bici da corsa non è consigliabile fare sentieri fuori strada. Vabbè, una buona giornata a tutti. Oggi sono onorato di aver fatto questo percorso e soprattutto sono molto felice e contento. Pedalare è sempre una gioia, fa bene alla salute. Il mio passatempo, quando sono libero, adesso sono pensionato, è viaggiare, fare escursioni a piedi e in montagna. Ah, a proposito, io ieri sono andato a letto molto presto e questa notte sono stato sveglio da mezzanotte in poi fino alle 3:30 di questa mattina, dopodiché mi sono di nuovo alzato. Sono andato all'orto a fare qualche piccolo lavoretto e sono partito qui a fare escursione. Ah, adesso è il momento che mi si gioca.
Vediamo un po'. Guardate che splendido panorama. Bellissimo. Ah, piano piano. Guardate e soprattutto vi consiglio di venire qui al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Qui c'è Rifugio Aceretto. Qui c'è scritto attenzione, area videosorvegliata. Fanno bene. Imbo affitto rifugio. Qui intorno ci sono tutte panchine, ecco qui vedete, per fare il picnic. Area attrezzata. Quanti minuti so qua? Ah, 5:41. Ecco qui. Cosa c'è qui? Vedi? Per evitare incendi. Anche qui. Guardate quante panchine ci sono. Adesso io cosa faccio? Torno a casa felice, contento e beato. Adesso è tutto disceso, sì? Torno a casa e mi riposo un po' a letto. Circa un'ora, un'ora e mezza, anche 2 ore. E poi questa sera verso le 18:30 vado al mio orto, sì, a chiudere le galline. Ecco qui. Va bene, torno a casa. Ah, ma sento un leone, mappa di 87 anni. La migliore salute qual è? E fare escursioni a piedi e in bici, come faccio io. Viva la montagna, viva la natura, viva il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ecco la mia auto, la mia mountain bike. Questa non consuma benzina, consuma la piacevole energia fisica, il dolce pedalare non consuma benzina. Non si paga bollo auto, non bisogna comprare l'auto. La spesa è molto economica. Io buco di solito 3-4 volte l'anno.